Ecco amici, quello che stavate osservando poco fa si chiama Avatar. È un distributore di cialde e capsule, in ogni caso di monoporzionato, esposto allo stand della DDS che produce macchine da caffè, che ha suscitato grandissima curiosità qui a Host 2013. Noi ne approfittiamo, ci troviamo proprio qui davanti e non possiamo che interrompere il titolare della DDS, Fulvio Di Santo, per andare a chiedergli maggiori informazioni proprio su tutto quello che hanno presentato qui a Host 2013. Fulvio, perdonami, io so che stavi parlando d'affari, ma era l'unico metodo per cercare di farti staccare qualche minuto, finalmente, dopo tanto lavoro e tanto impegno in questa 5 giorni milanese. Intanto saluta pure gli amici di VendingTV.it. Buonasera a tutti. E non mi interrompevi perché comunque era una chiacchierata con degli amici che più che clienti sono amici, e credo che il presidiare una fiera sia come obiettivo principale poter incontrare, avere dei rapporti umani, avere degli scambi sul mercato, sull'evoluzione del mercato. Perciò non sempre si deve essere finalizzati a raccogliere ordini o consensi, l'importante e raccogliere informazioni per far sì di poter poi, ritornando in azienda, sviluppare dei progetti tenendo conto dei suggerimenti, delle analisi delle esigenze che questi incontri ti danno. E allora Fulvio, noi alle nostre spalle vediamo tutta la vostra serie di frog, sono sempre bellissimi, hanno dei colori brillantissimi. Ma da quest'altra parte, oltre alle altre macchine che sono lì e rappresentano il vostro cavallo di battaglia per le capsule, abbiamo visto anche questo distributore che si chiama Avatar. Le avete messe proprio davanti alle pagoda per bilanciare un po'. Ci spieghi che cos'è questo Avatar? Vabbè, prima di parlare di Avatar riterrei opportuno rifare un focus sulla nostra macchina che ci identifica, che è la Frog. La Frog ci identifica perché ritengo che sia una delle macchine in carta filtro più usate e più utilizzate nell'ambito del vending. Perché? Perché ha di fatto una gamma di colori tutti quanti molto molto accattivanti. A oggi la scelta della macchina, che sia in comodato d'uso o per la vendita, ritengo che debba emozionare. Questo modello lo fa, ha sempre più un appeal, ma ha una qualità estrattiva di primo ordine. Poi abbiamo cercato di corredarla, di completarla attraverso un sistema di porta accessori a bordo che la rende ancora più organica e più completa. Ma sempre più è un mercato che diventa difficile, ci sono nuovi attori che propongono la vendita del monoporzionato, a volte anche attori invisibili come possono essere quelli del commercio online e quant'altro, e credo che un operatore vending che faccia crescita, sviluppo o che vuole farlo attraverso il comodato d'uso gratuito non può prescindere da un sistema elettronico, e la Frog oggi presenta un sistema elettronico che rafforza abbastanza completo, molto completo, funzionale, semplice, di grande rispetto, prodotto da noi in azienda, un'azienda mia di proprietà, la quale viene proposta con incidenza di solo 10 euro. È uno sforzo davvero importante che l'azienda fa proprio per cercare di dare uno strumento al proprio partner e non solo, per poter far sì che si possa proteggere il business del nostro partner. Ovviamente anche in mezzo alle Frog c'è praticamente la nonna, un po' che la Twin, che è una macchina che è destinata al settore Oraca. Anche lì stiamo facendo un avanzamento importante, perché ritengo che è un mercato molto 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 interessante per l'operatore, ma ancor più per i torrefattori, laddove ci sono dei consumi che si riducono con la macchina da bar. Sempre di più trovo, parlo, intercetto torrefattori che dicono chiaramente è la macchina giusta per delle logiche locazioni che hanno di fatto un basso consumo, ma che hanno l'esigenza di avere un'alta qualità su pochi caffè
utilizzati, venduti, gestiti nell'ambito della giornata. Ovviamente a completamento della gamma c'è sempre la pagoda in che è la macchina destinata al FAP, alla capsula, anch'essa corredata del sistema elettronico, fatta solo in una gamma di colore un po' più limitata. È una macchina che indiscutibilmente prende la scia della Frog come successo o come entratura di rapporto tra il commerciale nostro e il cliente, ma anche lì, sia per quanto riguarda la carta fito che la capsula, non ci stiamo fermando, ma stiamo lavorando anche a ritmi abbastanza serrati per cercare di portare in un'altra sede, che è sempre qui a Milano, ma a Milano City, nell'ambito della fiera che specifica per il Vendica, il Venditalia, qualche nuova novità che possa essere ancor più diciamo slim per quanto riguarda sia le dimensioni, ma ancor più per l'incidenza prezzo, perché il gestore oggi ha bisogno di avere ulteriori armi che possono essere riferite non solo al comodato, anche alla vendita del prodotto. Fatto questo, detto questo, cosa importantissima che sicuramente avete già ripreso, ho voluto io insieme alla nostra equipe ovviamente cambiare proprio il logo, dare maggiore modernità, dinamismo, dando anche dei colori, dei temi che sono molto di attualità, più tenui, essere molto più diciamo garbati e dolci, perché ritengo che oggi, ecco, la presunzione vale poco, bisogna essere modesti e cercare sempre di essere a servizio del tuo bene più prezioso, che di fatto è il mercato e il cliente. Anche alla luce di questa ultima analisi che faccio, sempre più attraverso dei confronti si chiedeva la possibilità di poter avere uno strumento che andasse invece a rispolverare l'esigenza office dell'ufficio, laddove ci sono quei 7-8 operatori dipendenti dove un distributore automatico può essere un po' troppo impegnativo in termini economici, e delle volte, ecco, veniva gestito con la macchinetta, con il FAP, con la cialda, con una problematica di gestione del credito. E allora seguiteci, facciamola vedere questa macchina. Abbiamo in effetti presentato in questa occasione un distributore di monoporzione che si chiama appunto Avatar, che è quello che poi lui ha cominciato a riprendere proprio all'inizio della nostra intervista. Sì, e che vuole seguire un po' il tema dell'azienda, cioè fare un prodotto di qualità, semplice e, se vogliamo, abbastanza aggressivo come prezzo, per far sì proprio di poter, come dicevo prima, rispolverare, andarsi a prendere una categoria di potenziale cliente che oggi è un po' scotta, perché veramente non si sa come servirlo, se sull'automatico o meno. Fuoriesce questo prodotto dal tema classico delle molle, ma come vedete ha 4 catenarie dove c'è la possibilità di poter mettere circa 370 prodotti in chiave doppia, nel caso della monoporzione, in cialda o in capsula. Corredato di un sistema di pagamento classico che è un optional ovviamente, e che ha la possibilità, sempre come optional, mi avvicino un attimo, di poter configurare la macchina con il mobile stesso, sta a significare che con l'inserimento del credito autorizzo la macchina a poter erogare quel caffè che di fatto ho comprato. Allora riepiloghiamo: io sono un piccolo gestore, vado dal mio cliente che è un piccolo ufficio con 7-8 dipendenti, non faccio pagare nulla al mio cliente, faccio in modo piuttosto da inserire l'equivalente di un paio di scatole di prodotto monoporzionato all'interno di ogni piccolo spazio, chiudo il tutto e da quel momento in poi chiunque desideri acquistare la cialda o la capsula può inserire del credito all'interno, che siano 40 o 50 o 60 centesimi, e a quel punto l'impulso elettronico integro, oppure avere un sistema chiave che permette anche di avere una maggiore fluidità, di non dover gestire il contante, per poter poi avere l'utilizzo della macchina
senza dover affrontare il problema della gestione del credito. E quindi in pratica non esclusivamente l'accettatore di moneta all'interno, ma anche in alternativa il lettore. Un sistema chiave. Però diciamo che questo credito va anche a innescare il contatto elettrico per poter utilizzare la macchina, e così si può trasformare in un distributore semiautomatico a tutti gli effetti. È un optional, anch'esso indolore economicamente, perché incide di solo 15 euro, ma nel caso uno lo voglia può, come dicevo prima, legare il funzionamento della macchina con lo startup della pompa al sistema di gettoniera. La gettoniera, col credito immesso, dà il consenso alla macchina per poter erogare quel caffè. Diciamo che è assolutamente sostenibile, 15 sì, euro insomma. Sì, molto facile da caricare, posso fare una simulazione se la telecamera un attimo ci inquadra. Attraverso dei tasti ho la possibilità di far scorrere una catenaria. Ovviamente ogni singola fascia contiene 48 prodotti, oppure possiamo raddoppiare, come dicevo prima, mettendo su ogni scomparto ovviamente la doppia cialda o la doppia capsula. Questo non è un prodotto refrigerato, ma comunque mi permette di poter mettere anche un piccolo snack, un pacchetto di chewing-gum, qualsiasi altra cosa. Lo proponiamo a un prezzo davvero molto 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 interessante. Noi siamo molto trasparenti con i nostri listini, perché li mettiamo alla merce di tutti. Il prodotto Lancio viene offerto nella chiave più economica a 320 euro solo il distributore, e poi eventualmente con un costo di 100 euro lo completiamo con un sistema di pagamento alquanto conosciuto, perché è un RM5 della Seici molto collaudato e quant'altro. Ovviamente chi ha già un utilizzo di distributori automatici e già in magazzino, in officina, dei sistemi di pagamento può soltanto rivolgersi a noi per il mobile distributore, poi facendo una propria scelta. È già ovviamente in produzione? È in produzione, fra due mesi, ok? Ne abbiamo prodotti una miniserie che abbiamo voluto già da mesi mandare a qualche stretto nostro collaboratore cliente, per avere uno startup del prodotto che si avvicinasse il più possibile alla garanzia di dare qualcosa già ben collaudato. E devo dire la verità che le segnalazioni sono davvero molto molto interessanti. Non pensavamo, tra l'altro, in questi già primi 4 giorni di fiera, che domani tra l'altro conclude, di avere questa attenzione. Non dico successo perché è presunzione, ma dico attenzione riguardo di questo prodotto qua. Ma probabilmente l'attenzione c'è stata perché c'è l'esigenza a oggi da parte del mercato di avere uno strumento che mi permetta di poter riempire un vuoto che c'è. Vuoto vuol dire non perché non ci siano prodotti equivalenti a questo, ce ne sono anche di grossa fattura, di aziende anche che hanno fatto la storia del distributore, che probabilmente però hanno delle incidenze un po' diverse dalla nostra, appunto. Ovviamente devo anche dire che è possibile, per chi lo volesse, brandizzare la grafica del distributore. Eccoci qua. Nel frattempo qua lo chiudiamo per mostrare la parte esterna. Completo un attimo, ok, passo di qua. E dicevo, appunto, c'è la possibilità di poter personalizzare la grafica, l'immagine del distributore. Allora, facciamo un velocissimo riepilogo. L'Avatar sarà in produzione e in distribuzione agli inizi di gennaio, certamente, del 2014. Costerà 320 euro. Se poi il gestore di turno vuole inserire l'interfaccia per poter pilotare l'accesso alla macchina appoggiata su, spende 15 euro. Se vuole inserire un sistema di gestione del credito supplementare, aggiunge 100 euro, ma alla fine il tutto si traduce in molto meno di 500 euro, Fulvio. Decisamente meno. Noi contiamo anche per i nostri clienti storici di poter offrire la macchina come la vedete, cioè completa di un sistema di pagamento con RCM a 400 euro. È uno sforzo che vogliamo fare proprio per far capire un attimo quale può essere il risultato. Il risultato che cosa deve essere, a mio avviso? Deve essere quello di poter marginalizzare di più. Il distributore automatico non deve essere una difesa da parte del mercato, deve essere un'opportunità, quello di poter andare presso un ufficio
e poter dare un servizio completo chiedendo 50 centesimi. Perfetto. Allora Fulvio, noi abbiamo esaurito tutti gli argomenti legati all'avatar, alla pagoda, alle frog, facendo anche un piccolo display sulla vecchia Aura, sulla vecchia cara Aura, la Twin, che è la macchina per l'Oreca con il doppio gruppo. Voi siete qui come DDS, non per la prima volta, rivolti all'Oreca, ma c'è una sorpresa dall'altra parte dello stand. Sì, c'è una sorpresa, perché io tra l'altro il mio ruolo è quello di fare il direttore commerciale per la DDS, ma anche per marchio Caffè Borbone dell'azienda L'Aromatica. È la prima volta che presidiamo questo evento con l'Aromatica, con Caffè Borbone. Questo perché noi siamo un'azienda storica, storica direi da 14-15 anni, che è specializzata nel monoporzionato. Un po' alla luce del presidio territoriale, un po' alla luce della comunicazione pubblicitaria fatta negli ultimi tempi, spesso ci sono arrivate delle richieste telefoniche per email da parte di bar nel mercato partenopeo, quello campano in modo particolare, di richieste di forniture di caffè in linea bar. Da lì abbiamo incominciato a pensare, in modo così sempre con lucidi posizione, dico io, di incominciare a tessere, a pensare di poterlo abbracciare questo mercato. L'abbiamo fatto da circa 7-8 mesi, devo dire la verità, i risultati sono stati davvero molto molto incoraggianti, anche con una politica che non sto a spiegare qui, però molto un po' decisamente diversa da quello classico della torrefazione classica che fa. Questo concetto nuovo di proposta della linea bar ha dato dei giusti frutti e ci è sembrato opportuno, tra l'altro, poterlo, tra l'altro, in primis offrire a tutti i nostri clienti che sono il vending, perché oggi anche loro possono avere la possibilità nella loro area di pertinenza di poter allargare le loro competenze andando a toccare anche quella che è la linea bar o della ristorazione. E ovviamente sempre tenendo presente che il nostro core business è decisamente il monoporzionato, dove voi siete tra i leader sempre più in alto in Italia. Siete tra le aziende che è cresciuta con una maggior percentuale in Italia certamente, e che negli ultimi mesi continua a crescere in modo esponenziale. Io non so lì a chiederti quanta soddisfazione ci sia da parte tua in quanto direttore commerciale dell'azienda, ma certo è stato, insomma, avete sgobbato, eh? Vabbè, abbiamo sgobbato, ma io devo dire la verità, devo fare un nome perché è giusto che venga fatto. Lui non è qui adesso, nelle nostre vicinanze, sarà dall'altra parte, ma devo dire che la maniacalità da parte del titolare, nonché socio pure nelle altre aziende, che è Massimo Renda, nel mettere il massimo dell'attenzione su ogni prodotto. Mi sembra quasi di vedere le famose pubblicità dei prodotti natalizi dove c'è il singolo panettone che viene curato. In effetti la nostra azienda è un'azienda che lavora tantissimo, con un grado di specializzazione quasi esasperante. E io ti interrompo per dire che ne ho, diciamo, prova certa, ne sono testimone, perché tutte le volte che sono stato a visitare lo stabilimento di produzione della Aromatica, dove si produce il Caffè Borbone, il titolare non sono riuscito a trovarlo nel suo ufficio, ma l'ho trovato nello stabilimento col cacciavite in mano e col camice bianco a tarare le macchine affinché il prodotto fosse sempre lo stesso, costante, perfetto. Indiscutibilmente è il nostro valore aggiunto. Ovviamente poi aver comunque oggi una rete commerciale composta da 8 agenti, oltre alla mia figura, che ha un presidio costante in chiave di monomandato, perché i nostri agenti hanno il mandato di DS e Caffè Borbone, però hanno il presidio sul mercato, hanno la vicinanza nei confronti del cliente giorno per giorno, proprio assorbendo quelle che sono le problematiche, le perplessità, le esigenze del cliente e riportarle in azienda per formulare sempre più delle offerte, delle proposte sempre più ad hoc. Noi siamo stati tra i primi a dare una veste al cartone
che fosse qualcosa di diverso dallo scatolo bianco, perché riteniamo che oggi quando un cliente gli viene portato il cartone presso il proprio ufficio o presso la propria abitazione, deve anche là entusiasmarsi, perché comunque deve emozionarsi, sì. L'attenzione sul tipo di bicchiere in collaborazione con la Flo e tante altre piccolezze, e il giusto la paletta di colore blu e quant'altro, ma ancor più capire un attimo tutte oggi quelle sfaccettature e quelle esigenze di sistemi diversi, sistemi proprietari, per far sì di poter avere una gamma completa. Noi oggi produciamo la cialda nel diametro 44 da 38 con 5 miscele, con un marchio principale che è quello Caffè Borbone, ma anche con Donna Regina. Abbiamo un sistema di stampaggio light, che chiamiamo, che permette di poter realizzare in una frazione di secondo, potrei dire, un prodotto a marchio del cliente, perché può avere un'esigenza specifica. Produciamo 5 miscele in capsula a marchio Caffè Borbone, a marchio Donna Regina, e anche se là c'è la possibilità di farla personalizzata sia light che invece una chiave più colorata professional. Abbiamo 2 miscele di caffè in grani per il vending, sia da chilo che da mezzo chilo, e inoltre oggi abbiamo 3 miscele da bar che presentiamo qui, e con un giusto corredo di oggettini, ma sull'indispensabile. Non vogliamo creare un vassoio di oggettistica, ma quelle giuste cose che il bar può avere come necessità per fare un giusto lavoro, cercando di risparmiare su quelle cose superflue e avere un'ottima marginalità sulla tazza di caffè, che oggi è la cosa principale. Vogliamo cercare di combattere assieme questo momento di crisi, che è un settore che purtroppo viene fortemente attanagliato da questo momento un po' in difficoltà nell'ambito del bar, almeno in Italia. Ovviamente, quando si parlava di diverse opportunità che uno deve anche avere, cogliere, devo pur dire che in questo padiglione è anche presente un'altra nostra azienda, che si chiama La Mapster, che circa 10 mesi fa è nata a Parma con la collaborazione di alcuni ingegneri che erano già nel settore di produzione di macchine per il confezionamento del monoporzione, la quale azienda, devo dire la verità, nonostante tutto presenti una macchina da un costo importante ma di alto profilo, ha avuto già prima della fiera e ha consolidato degli ottimi consensi, e sta un po' seguendo un po' il nostro successo, ma non so se siamo un po' fortunati o c'è un po' di bravura, ma c'è di fatto c'è tanta volontà di perseguire questa strada con tanto impegno e con tante soddisfazioni. Bene, allora noi intanto vi auguriamo buona fortuna per tutte le operazioni che state andando a realizzare, lo sviluppo fatto in questi ultimi mesi, ma direi anche negli ultimi anni, dal vostro ufficio ricerca e sviluppo dà i giusti frutti, e lo vediamo, la vostra immagine cresce proporzionatamente a quello che è il vostro fatturato, la percezione della qualità si sente, e si sente sin dal consumatore finale, ovvero da parte di tutti quelli che vanno a consumare il vostro prodotto Borbone tutti i giorni, tutti quelli che sono i players che utilizzano le macchine DDS quotidianamente. Beh, Fulvio, insomma, è tutta roba meritata. Avete certamente da parte nostra i migliori auguri per crescere ancora di più. Noi a questo punto ti salutiamo, prevediamo di rivederci nella prossima manifestazione, che credo sia Venditalia, dove spero un po' prima riuscirete a darci delle anteprime da poter presentare a tutto il pubblico di VendingTV.it, di Vending News, che ormai diventa il punto di riferimento mondiale per la distribuzione automatica. Faccio un inciso prima di rivederci a Milano nell'occasione del Venditalia: per quanto sia importante il mercato siciliano, noi presideremo anche la fiera di Catania, e allora ci vedremo lì, che si darà dal 30 novembre al 2 dicembre, per abbracciare proprio un mercato storico
del regno delle due Sicilie. Allora non diciamo altro, altrimenti togliamo tutte le occasioni in incontro che possiamo sviluppare il 30 di novembre e il 1 di dicembre proprio per questa occasione. Fulvio saluta gli amici di VenninTV.it. Io saluto tutti e faccio un augurio, qualora non dovessi avere l'opportunità di rivedere prima del fine dell'anno, di avere un'ottima chiusura per tutti i nostri partner di un fine 2013 e avere i migliori auguri per una partenza con tante soddisfazioni, probabilmente assieme, mi auguro assieme, per un ottimo 2014. Sarà così e noi diciamo amen. Fulvio Di Santo per DDS e Caffè Borbone qui a Venn in TV insieme a Fabio Russo, host 2013. Noi continuiamo.